5 gol, un calcio di rigore, 8 giocatori ammoniti e qualche asprezza, fortunatamente solo verbale, hanno dato sapore a questo derby sanguigno nel pieno rispetto del temperamento vivace della gente di questa terra. Hanno vinto i romagnoli per 3-2, ma la battaglia, specie nel secondo tempo, è stata rovente di emozioni. Due belle squadre comunque che possono tenere testa a qualsiasi avversario. Dopo un primo tempo abbastanza tranquillo, il Cesena apre subito le ostilità concrete nel secondo con uno splendido gol di Bordon in tuffo. Eccolo. Il cross e il colpo di testa vincente del centravanti. Trascorrono 12 minuti e la SPAL pareggia il conto, tira Bergossi, Recchi non trattiene, palla sulla sinistra, il cross di Miele si impenna, Gianni è lesto a intuire la traiettoria e va a bersaglio così. La reazione dei romagnoli è furente, guardate con quanta foga e in quanti modi diversi tentano di far breccia nella difesa spallina. Il tiro finale è di Lucchi, gli risponde orgogliosamente Renzi. In questa fase i gol cadono ad intervalli di 12 minuti. Siamo infatti al 33esimo quando Bordon, d'esterno destro, infila beffardo l'angolo più lontano. La spalla è stordita, adesso i gol prendono a fioccare al ritmo di uno ogni 6 minuti. Ecco Garlini che sigla il 3-1. Non s'acquieta la partita neppure al 90esimo perché l'atterramento di Gropp viene punito con un calcio di rigore. Segna Ferrari, ma non c'è più tempo per combattere.